Ok, hello, benvenuti in questa live di Axel Axolotl. E beh, volevo provare intanto un pochetto tipo, a giocare intanto a Pokémon Unite e vedere poi tipo se cambiamo gioco, vediamo. Tanto partiamo da Unite. Ah. Comunque seriamente, Tony, quando ha detto che faceva la danza della pioggia non pensavo si mettesse seriamente a ballare, cioè, Cristo e Dio tuona fuori. Questo è il mio fan che non capisce se tipo vogliono, cioè quello, vogliono le live, ci sono, non ci sono, non si saprà mai. Oh, Tyranitar, quello che se lo usi tu fa schifo al cazzo, quello se lo usano gli altri ti squagliano, che bello. Ah, però diciamo più che altro me lo sono riservato contro, ancora non l'ho provato, però per come hanno detto i miei amici, un po' una merda. Aspetta, qual è la... devo tipo prima caricarmi, devo... Ah, dove sono? Oh, ecco, modalità calabrese attivata. Game mode Calabria activated. Oh. Fammi avvicinare un pochetto di più il pad. Oh, ecco. Ah, la modalità Calabria. Salve Togni! Oh, la modalità Calabria. Ah, non mi mancano le mani monche. Ok, vediamo intanto quali le ricompense con il botte di culo che ho. Guarda, 70. 70? 75! Ci ha azzeccato. Questo cazzo lo sapevo. Ma quanto lo sapevo? Non ci arriverò mai in fondo. So manco cosa ci sta in fondo, cioè. Ah, ok, no, semplicemente la prova di sto cazzo di piccione e... Che lungo. Oh, ah, niente. Ok, non pensavo fosse qualcosa di speciale, vedi niente, un piccione. Ah, intanto puliamo un attimo qua prima di cominciare. Che tanto dico, non le potrò mai utilizzare le medaglie perché mi mancano quelle che... E infatti quelle che mi servono mi mancano, che bello. Botte di culo dopo botte di culo? L'unica sala di cui ho fortuna oggi è che tipo non mi sta esplodendo il computer e che la connessione vada decentemente. Questa qua è l'unica cosa che va bene oggi. Oh. Ok, fammi vedere il bonus capsula che non le uso però le prendo. Fottute pillole rosse e le pillole blu. Che in realtà tipo, è tutto quanto un eufemismo per la droga. Ah, allora è qua. Fatto Unite, io penso di andare di Trevenant, anche ciò diciamo la cosa diciamo giusta per utilizzarlo visto che ho cambiato il setup e voglio un attimo vedere come va con questo, poi comunque qualcuno tipo, si vuole unire per giocare, tranquillo potete pure farlo. Secondo poi verrò bannato dai canali italiani se mi chiamano cazzo palle tortose. Allora non ti bannano ma o ridono o ti guarderanno molto male. Ed ho imparato tipo da sto tipo di nickname così. Non ti fanno ma ti guarderanno stortissimo, è quello che ho imparato. Però io il tank di questa squadra. Vai via, patata! Non, sotto non te lo prendi Snorlax. Vabbè, senti, dai, non ti guarderanno male come ci hanno guardato tipo a noi qualche giorno fa, tipo l'altro ieri. Mentre stavo andando per strada con le sigle di Dragon Ball a tutto volume. Qua nessuno sta dicendo il passaggio, quindi boh, probabilmente andrò sopra. Se ne vale la pena. Ti ripeto, io ho fatto le mie cazzate che mi chiedo pure perché, per come, per cosa. E sono ancora a quei video, tipo non penso che per un cazzo palle tortura ti bannino succeda qualcosa. Non lo so più che altro perché qua va in automatico rispetto alla connessione, quindi non lo so se sia possibile. Vorrei capire tipo come fare col pitteretti tipo coda di paglia. Il problema è che la mia live sarebbe perennemente low quality di Nokia 3310. E quindi non so tipo quanto sarebbe bello da vedere. Vorrei provare a mettere 160p, magari va più fluido. Non lo so, questo qua seriamente non lo so se è free to play.
Non ho visto se è free to play. Come va nel server? Nel server diciamo tutto tranquillo su Telegram. Su Telegram tutto tranzollo. Ancora non sono entrato nel gruppo che mi hai mandato perché ti prego non... Cioè ok il meme ma basta 14 anni. Questo sta sorsa qua delle minorenni, ci ha marciato pure un'amica di... Cioè la cugina di un mio amico. E secondo me... Cioè tipo al compleanno di questo mio amico la cugina tipo continua a fare battute e hanno capito tipo se provarci con me. È stato molto cringe. Per fortuna tipo questo mio amico qua non si è accorto di niente. Ora tipo suicidarmi. Nessuno si è accorto di niente, io stavo tipo morendo sbattendo sul tavolo. Cioè, io c'ho il mio modo di reagire che è tipo Shinra di Fire Force, cioè se sono a disagio così sotto pressione, io prendo e sorrido o rido. Se sono tanto sotto pressione, no. Tu vieni qua, tu te ne vai, vai via, fatti i cazzi tuoi. Ma poi mi devo ancora evolvere. Sì, poi controllo sulle shop. Che mi ha fatto una curiosità pure a me. Oh. Maledizio. Ah, io qua poi ho il coso ragazzino, mi dovrebbe pure rigenerare un po' di vita se faccio con... Non è vero. Ma l'ho messo! Perché non mi rigenera? Va bene. Gioco di merda. Non voglio fare così, ramo steccato. Personalmente cerco solo di voltare pagina. Però tu cerchi di voltare pagina, io ormai ci ho smesso di provarci. Ormai ho smesso. Succederà qualcosa, succederà. Io ti dico, io sono quel coso là di merda. Qui praticamente c'è. Cioè, io sono quel coso là che mi vedo tipo come carino come i gatti con la sindrome di Down. In cui praticamente dice beh, quel carino sì, ma manco tanto e cioè mi utilizza soltanto per prendermi probabilmente per il culo. E tipo provarci con me per poi tipo fare ah scherzone, ho sbagliato, ho fatto mal comune. Sono un testa di cazzo, oddio. Sai come me la giocherò di merda questa? O forse ho scoperto tipo la combo definitiva. Adesso non lo so, poi me la sto giocando di merda perché voglio un attimo, volevo livellarmi. Mi avendo in del culo. Dove sono quelli in basso? Pezzi di merda, vieni qua. E mi faccio danno e mi curo. Pa, esplodo. Mal comune. No, ho fatto mal comune sulla persona sbagliata. Oh, grande. Il massimo che volto sono le pagine dei manga. Cioè... Insomma, su cosa dovrei andare avanti? No, se sono presi di red, no? Maledizio, esplodo! Malcomune, no, malcomune, e mezzo Gaudio. Niente, tuo fratello di Twitch perduto si chiama Axolot con... Cazzo è? Con la... Axolot con la 104, porco due, non so leggere. Senza occhiali praticamente pensavo che quella L in realtà fosse una I. Infatti ero tipo che cazzo di nickname di merda è? Ah ok, no, ok. Sinceramente non è il tuo nickname, bro. Cioè, miracolo. Ma sto giocando di merda, ho sbagliato tutto. Voglio un attimo livellarmi. Voglio la ulti! Ho sbagliato, c'ho mal comune, che ci faccio con mal comune? In corsivio? Ce ne amio. Un mio amico è bravissimo a parlare in corsivo. Il fantastico re dei proci. Lo chiamiamo o il re dei proci o il re dei frolli. Bravissimo a parlare in corsivo. Sì, tipo, diciamo, sì, quel re dei Broly là era quello che ha fatto il compleanno. Ci ho fatto quelle live insieme, cose che non so, tipo, probabilmente Togni si ricorda la live, tipo, dell'anniversario.
su Roblox. Il fottuto re dei frolli. Ma posso dirci di averci provato con la cugina di un re o... Dio me la... ammazzatemi, no niente. No, 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 tu non t'avvici, tu stai lontano, culo nudo. Tu stai lontano. Io non ti voglio vedere. Io non ti voglio vedere. No, no, tu non ulti. Qua non mi fai un cazzo, vai. Vai, vai. A terra. Oh. Guarda che non mi fa niente. Oh, guarda quanto siamo potenti, siamo pudenti, siamo poderosi. Porco due. No, non mi avvicina Gengar. No, 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 quella mi fa il culo a strisce. Oltre che culo nudo. Là me lo calpesta. L'hanno ammazzato. Cioè, non ci resta che restare qui e aspettare la nostra morte. Vero, stupido gatto? Boom. Aspetta, scoppio, no. Vaffanculo. È inutile, non posso fare da tenere il kamikaze. Oh, yes. Il vostro piccolo axolotl sta per essere fottuto male, però diciamo, c'ho lo spirito giusto, diciamo, per poter vincere. No. No, non mi stonnare. Dai, vado indietro, io torno indietro. 50 punti non li spreco così. Sì, non ci resta che restare, dobbiamo per forza essere qua. Dai, andiamo gatto. Andiamo Micio Bucio. Andiamo. Oh no, la olati. Penso sia la ultima. No. Avevo 50 punti. Ne avevo 50. Non voglio urlare più di tanto perché già non c'ho la voce. Sì, tipo l'ho persa. Per quel fottuto compleanno ho perso la voce. Tra l'urlare, il cantare, il sbraitare, e ormai rippi. Tutto il mio PC sta per prendere fuoco. Io voglio togliere sto coso bollente del qua, lo voglio levare. Bro, sto cercando di sistemare la postazione. Minimo di contenuto, ok. Dovrebbe stare dietro. Che no, perché il PC sta praticamente prendendo fuoco, ok. Ah, Vedi che il coso là del game capture che fa schifo. Siamo fottuti. No, non ho cazzo vero invece. Io vado in basso. I go to the bottom. Uso il bottom left. Perché è bottom right per sti cazzi. Ha fatto bene, vai. Possiamo fare. Dai. Io ulto. Oh, ammazzati. Gli abbiamo fatto il culo. Cioè, io c'avevo paura all'inizio della partita. Dicevo, oddio, non ne ha fame. Invece l'abbiamo fatta, abbiamo pure vinto. Ma il comune non me lo prendo più insieme a Maledizio. Esplodi, oh, ok. Mi ha fatto cazzo, aiuto. Help. Io resto qua tanto per... Io le sto distraendo. Vieni qua. E non ce la fai. Ah, non fai gol. 4, 3, 2. Devo dire l'emote più bannabile di Twitch.
Ah, che male, che male agli occhi. Oddio, sempre meglio della pizza che stai vendendo un amico mio, che è tipo peperoni, cotoletta, salsa barbecue, funghi, cipolle. Non lo so, ma è la merda proprio buttata tutta su una pizza. Che poi magari è buona, ma è talmente tanta roba che l'odore di quelle pizze prende a pesta il tavolo. Problema di questo mio amico è praticamente che c'è le pizze con la cipolla appesta nel tavolo e si è bloccato il video. Ditemi qualcosa quando si blocca. Ditemi qualcosa. Oh, che ho vinto e non avete visto la strage che abbiamo fatto. Il problema è che l'odore ammazza qualsiasi cosa. La pizza all'ananas non lo so né di odore né di sapore come potrebbe essere, però. Sì, la pizza di questo mio amico ammazza qualsiasi cosa, cioè appesta. Sì, ma poi c'è cioè, magari viene la gente e vede la imbloccata e dice che è sta merda. Cioè dimmelo quando si blocca, oh. Cioè voglio che pure altri guardino. Oddio, si sta. Ah, che bella la connessione del Burundi. Allora, io mi prendo Trevenanto. E stavolta, maledizione, Legnicorno. Non maledizione. E l'altra mossa di merda. Perché non ci faccio niente a buttarmi di. Boh, non so se è un pene quel cazzo che di fondo ha il Trevenant addosso ai nemici. Cioè, praticamente poi non faccio niente. Ecco, voglio un attimo vedere questo qua. Mi dà un po' di scioppone, voglio un attimo vedere. Non so se tipo la skin la regalavano o non l'aveva scioppata. No, ok, è abbastanza tranquillo. Pensavo tipo ci avesse, che ne so, qualche vestito particolare. Lui è proprio all white. Lui è tipo io a coso, tipo a Ferragosto. All white, tutto bianco, pantaloni bianchi, maglietta bianca. Soltanto i capelli non erano bianchi. E poi adesso diciamo comunque il vestito è bianco, però. E là era ancora peggio. Oddio, no. Se lui va di middle io vado di fondo allora. Io ho paura di trovarmi insieme all'Arvidar. Perché qua l'Arvidar non so come va. So che mosse c'ha, non lo conosco. Ma chi ti conosce? Che cazzo giochi? Non so come giocarmela con lui. Vai, livella di pure tu. Oh, bravo. Se lo sono inculato. Charmanda. Char, adesso devo ordinare una birra. E dico il mio nome è Charmander. Ma che cazzo? Che cazzo? Che cazzo? Io me la fuggo, io me la fuggo, io me la fuggo. No, no, se mi attacco uno non posso attaccare tutti e tre, oh. Dai, che è sta mafia? Che è sta mafia? Che è sta mafia? Che è? Oh, li staffa fuori, ho retto! Ho miracolosamente retto! A livello 4, quindi c'è il miracolo. Senti, devo occhiare allo schermo il PC perché non si sa mai se blocca. E tu fai il finto d'onte e non lo scrivi. Ti fai i cazzi tuoi. Oh, ok. Maledizio. Reggi, ok. No, io vado, io fuggo, io me la fuggo. Non eri tu quello di Roma? Eh sì, sono di Roma. I giorni diventi sempre più bello. Basta però, cioè ormai la cosa del canale, lecca culo. Cioè comunque però è vero. Però non sta migliorando il modello 3D, quindi manco tanto. No, no. Tu assolutamente sparisci, tu esplodi.
tu hai rotto il cavolo, tu hai rotto il cavolo potentissimo, proprio... Pa. No, ok, però ho retto. South Park scontri diretti. Bro, no, non ce l'aveva con te, ce l'aveva con me, Togni. Cioè, bro, non si rubare pure i miei complimenti. Oddio, come stanno a... Oh, ok, no, ho preso abbastanza punti. Senti, abbastanza. Faccio quello, faccio niente. Scappo. Non me la scappo di Rendicorno perché potrebbe essere utile e voglio usare di zero per rigenerarmi, Rendicorno. Ma aspetta, ma che mia madre poi qua mi ha spento il condizionatore? Ma mamma non ha capito che il mio condizionatore qua serve praticamente a non far friggere il mio computer? Che qua se no mi esplode il PC? Ma tipo qua non ha capito che se no salta tutto in aria? Ok. Ma devo avvicinarmi? Ok. Lo butto lontano, te lo butto via, te l'ho buttato via, vai, fai i punti, fai... Ok, ne mancano sei, vai. Vai, dai cazzo Gianluca, vai, dai cazzo. Oh, ce l'abbiamo fatta. Secondo cosa si sta riferendo a te, che me lo dice sotto ogni mia live? Potresti per gentil cortesia evidenze a favore di questa affermazione? Allora, le evidenze sono che queste mani sono sempre più, diciamo, abili nel premere i tasti, ciò che le rende fattore di appeal per po' appeal nel senso dell'aggrapparsi, cioè il fattore del wow, del dio madonna qua che ci sta attaccando. Ah, bravo Tyranitar, bravo, te lo spingo via, bravo. Blocca su tutti i social. No. Ok. Continua così. Oh. Cosa sto facendo? Ma chi sono? Ma cosa sono io? Ma cosa sono? Pure per questo probabilmente il complimento. Cioè sono una fottuta bestia. Comunque mi ricordi perché sono stato bannato su TG? Dio madonna, perché bro, cioè tu non fai il frocio col culo degli altri. Tu non fai, tu te non rompi le palle. Ok, porno, ma il gruppo è pure conversazioni. Se ho problemi per le live perché laggo come lo schifo, cioè voglio cercare di risolvere e capire come impostare meglio la live. Meglio quello che due foto di tette che te le puoi vedere ovunque. Non cancello conversazioni utili per qua due figli di puttana che ti si ammazzo. Legnicorno, ho preso la persona sbagliata. Ho preso la persona sbagliata con l'ennicorno, perfetto, ho preso un'ape. Che praticamente se il gruppo è mio e decido che le conversazioni ci restano e che non va cancellato tutto, funziona così. Tu non va a fare il capo, tu non comandi con le cose degli altri, è tutto qui. Per me va bene tutto quanto, potete far poco pure inneggiare al nazismo per quello che mi importa. L'importante è che, Cristo Dio, se si deve essere un gruppo, deve essere un gruppo. Non è che ognuno deve fare come gli pare. Dai, te l'ho portato di qua, attaccalo, attacca! Oh, sono una macchina da guerra. No, ma perché vedete che ci... No, bro, cioè se tu ti comporti così io non ti lascio nel gruppo così che poi tu puoi guardare le cose.
No, no, tu ti devi pentire. Cioè, questo deve essere il tuo arco di redenzione, devi esserne felice. È il tuo arco di redenzione questo qua. Oddio, sparate nel culo di sti stronzi. Oh, grande, 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 grande dinosauro, grande Godzilla. Grande Gojira. Allora, io non so se difendermela perché là ci sta arrivando un Charizardo e Charizardo è bastardo. Ok, non sta arrivando nessun Charizardo. Se però Tyranitar non si cura, io non posso fare niente. Vai. Oh, abbiamo inculato. Beh, mi prendo questi di punti, sti cazzi. Tanto qua siamo a 50, ok. Io vado in debasso insieme a Tyranitar. Ok, e adesso vado di mid. Io me la devo fugare, me la devo scappare, mi devo farmela di middle. Perché vogliono quittare? No! No! No, sto cazzo, non quitti! Siamo a vince! Frega un cazzo che tua madre ti dice di prendere, di andare a mangiare perché è pronto il pranzo. No, tu adesso prendi e resti qua e giochi. Stronzo. Che coglione che ha messo verde. No, il Redemption Arc è perché praticamente nessuno poi poteva più fare niente se non tu pubblicare quel tipo di cose. Cioè, bro, cioè, io ti dico, se vuoi pubblicare solo tu quel tipo di cose e basta, fatti un gruppo privato, è quello che ti voglio far capire. Se non è te la vai a comandare, cioè, te la comandi se il gruppo è tuo. No, bro, cioè, la storia è finita qui. Cioè, è finito così, fine. 5, 4, 3, 2. Uno. Ah, oh, l'unicorno finale. Comunque, come va quella copia di LOL? Senti questa copia di LOL? E diciamo che cioè, questa copia di League of Legends è molto, diciamo, più di fa non dico faceva giocare, perché è molto più sbrigativo, diciamo, le partite non durano 10 ore. Almeno poi ci passavo io così, poi ho preso tipo dopo una giornata e ho detto ok no, questa merda qua la disinstallo. Sai da qua? No, non ci passo altro tempo. Ah, perché io di solito quando tipo prendo e entro in fissa con un gioco, poi prendo e mi devo mettere i paletti, perché se no non lo so, cioè diventa veramente tipo l'unica mia ragione di vita, quel gioco, fumetto, anime, film, diventa l'unica ragione di dire. Per questo qua io tipo cerco sempre di, diciamo, contenermi quando gioco, quando scelgo quelle cose. Tipo che ne so, c'è la base là di World of Warcraft, dopo che ci giochi una volta per un giorno solo 5 ore, dici in un giorno, in quel giorno dopo c'hai una verifica, tu dici io non posso continuare, io fisicamente non posso continuare. Andrò solo peggiorando e quindi lascio stare. Quindi molti giochi per questo qua tipo restano fasi brevissime perché sono io che mi ci pongo i paletti. Boh, Pokémon, cioè Unite, ci gioco soltanto tipo la sera con i miei amici. Idem con su Smash Bros. Poi che facciamo le 4 di notte per giocare a Smash Bros e guardarci The Boys sono dettagli. Massimo, dormire di più fa di magari, cioè, diciamo, metabolizzi meglio e praticamente dimagrisci. Il problema è che sti cazzi. Però, cioè, in realtà, tipo, peso tipo 60 kg, cioè, non sono così ciccio merdoso. Anzi, tipo, mi ero iscritto in palestra prima, tipo, dell'incidente dell'Axolotl con una sola gamba.
cioè prima del fantastico giorno in cui praticamente mi ritrovai a letto a non poter fare niente, ho deciso di iscrivermi in palestra. Poi, nella mia vita, io ripeto, non è la legge di Murphy, è proprio una legge a parte in cui le cose non è che se possono andare male andranno male, le cose vanno male, punto. Non c'è nient'altro da dire, le cose vanno male. Potremmo comunque prendere poi riscrivermi in palestra, visto che diciamo sto più o meno riprendendo, posso più o meno camminare, corricchiare, non te lo dico correre, però cioè, posso marciare almeno. Quindi diciamo che potrei pure riscrivermi anche solo per fare un po' di cardio e sopra. Mentre vabbè sotto diciamo che ci devo fare ancora un botto d'attenzione. Nessun giorno si skippa il leg day, ma il leg day deve essere fatto con attenzione. Every day is the leg day. E dai, che cazzo. No! Oh! Aho! 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 Ora mi indietro, io scappo, io me la fuggo. Scusami piccione, ma io c'ho paura. C'ho paura dei gatti, mi dispiace. Oddio, no, cioè. Oddio, c'è un momento tipo in cui prendi fra poco pesavo quasi 70, comunque arrivo sui 60 e passa. 66 tipo era tipo un boh. Quello cioè che diciamo comparando l'altezza sì ero leggermente in sovrappeso, quindi ho deciso diciamo di mangiare un po' meno merda. E poi dici vabbè è estate, mi lascio andare, mangiamo fuori, beviamo fuori, e famo così. E alla fine diciamo diventi un ciccio merdoso. Perché io ne so, ti va a prendere la pizza. Ma non te lo prendi pure il supplì, ma non bevi la coca, ma. Quindi diciamo che sì, è un minimo, però diciamo che già rispetto a prima, per me sono tipo già tanti passi da gigante. Gigante alto un metro, probabilmente, boh, due, però comunque anche un gigante. Diciamo per essere alto 20 centimetri, pure un metro è definibile gigante. No, 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 troppo, 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 troppo. Io qua me la devo parare, qua io me la paro, io me la paro. I have very paure. Tutti sanno mangio che. Tutti sanno che mangio pasta col tonno. Vieni. Vieni, pairdu padoru. Vieni. Sono avvicinato bro. Bro, io non posso avanzare, fai schifo, evolviti, vai di middle, non c'è nessuno al centro. Vieni. Siamo già sono in pussycat. Dai, dai, ti faccio danno, vai, evolviti, vai. Oh, alleluia. Andiamo? O andiamo giù o andiamo su, deciditi. Hai cagato il cazzo! Ah! Uccello, attacca! Sei un attaccante! Fai il tuo lavoro! Dai, c'ho il. Vabbè. Ho fatto spreca maledizione. Dove. Vai! Vai! Vai a. Dio santo quanto mi stai sul cazzo! Non siamo riusciti a fare uno di da. Bro, attacca i nemici! Attacca! Oh. Continua così! Vuoi venire adesso? Vuoi venire?
Ti avvicini? Dai, che ve lo sto buttando fuori. Sono il tank, me la sto giocando da attaccante. Dai, che sto temporeggiando. Oh, che sto morendo, dai, che ci fanno fuori la base. Cristo e Dio delle Madonne. Qui perché la gente non è capace a giocare. 2, 3, esplodo, boom, l'unicorno. Oh, gombo, de bombo, gombo. Perché mi aggrado quello storto? Andiamo giù a fare the red now. The red now non ti ci mette pure tu adesso però. Fottuto coccodrillo. Queste qua sono le partite belle. Perché qua? Perché c'è un doppio tank. Perché gli altri là non se lo sanno giocare. Continua così. Maledizione 1, 2, 3. Boom. L'unicorno. Cazzo però. Oh. Diciamo abbastanza combattuta. Mo sto un po' in silenzio perché mi sto concentrando. Sto concentrando un po' troppo questa partita. Oh, sei. Oh. Raga, avevo praticamente vinto la vittoria in punto. Sì, in punto. In pugno. Porco Dio. Nictus mi sta prendendo. Sto prendendo un Nictus. So parlare. Ah, io vado intanto di Needle, ok, perché qua ci sta Zapdos e quindi dobbiamo. E noi cercarlo di fare fuori, così abbiamo vinto proprio 100-100, assicurato vittoria, proprio easy. MG Clappo Easy. Poi. Ok, vabbè, ha fatto fuori quello, però intanto basta che andiamo di nuovo al centro. Proprio gol centrale. Oh. Ok, così posso correre, prendo, faccio punto. Me ne torno alla base io intanto. Perché qua ci stanno gli stronzi che ci vogliono fare gol, ci hanno già distrutto una base. Gatto viola. Se vabbè, perché mi aggrano i nemici, quelli stupidi. Poi mo li guardi i video qua che mi hai mandato Tony, aspetta un attimo. Poi guardo pure quello che mi hai mandato prima. Quattro punti, io resto un attimo indietro. Io me la voglio giocare di difensiva. Ah, beh, ah no, l'hanno shottati tutti i nemici. Ah, ok, allora. Non posso permettere di fare questo. Intanto aspetto, li aspetto qua. Devo giocarmela di difensiva di sotto, vabbè, che ne potevo sapere. Intanto ormai abbiamo vinto. Cioè ormai manco c'è più bisogno di impegnarsi, abbiamo vinto, easy. 5, 4, 3, 2, 1, fine partita. Ok. Comunque fammi un attimo vedere qua, quello che mi hai mandato già pure prima, questo.
Oh, perché mi nome mi copi e incolli il link? Ai. Oh. Vabbè, va a fare quello, devo copiare pure il nick di Togni perché OBS boh, dà problemi. Il principale poi prendo, vado pure un attimo in bagno. No, tolgo Reddit, non voglio farmi bannare proprio adesso. Perché la connessione. Guarda, adesso da 20 euro di connessione tutti in una botta, eh. Oh, barra di ricerca, control V. Ah, se è vero perché lo fare così. Perché devo togliere il nick tuo qua perché me lo cerca con tanto di nick. Non so perché Google faccia così. Pa pam param pam. Cos'è le hack? Oddio, che hack è questo? Aspetta. Le window capture? Era questo? Si opera. Così tipo non si dovrebbe. Aspetta. Ok. Cioè perché oltre che mi ha sparato i timpani. Cos'è? Cos'è stack? Bro, che cazzo ho appena visto? Perché non mi copia le cose? Oh. Non so, non mi copia niente. Ok. Già il primo errore di connessione. Buono? Sì, è buono. È un altro tipo. Tu buon Wesley. Non prendi solo due, vai a comprare? Sì, prendi questi cotoboni. Non pago più uno. Oh no, si è sporcato il mouse di yogurt. Vuoi? Lo Va bene. Quanto Comunque ancora accesa, più che altro ce l'ho acceso il condizionatore perché il PC esplode. Perché il PC si sta surriscaldando. Non so cosa è successo alle ventole. È andato tutto a puttane. Comunque vivo. Cos'è? Cosa sto vedendo? Allora, non so se è arte perché è stato estremamente bene. Il problema è che cos'è? Cos'è? Cosa è? Quando i fan di tuo project hanno troppo tempo libero. Cos'è l'urk? Come lo schermo è crashato? Eh? Non so in che senso. Comunque ecco, qua. Vado un attimo in bagno. E vado 2 secondi in bagno. Poi ci ritroviamo. Tanto qua tipo, boh, sentire del mukbang mentre gioco poi. E vedete, dai contenuti in più.
Ok, rieccomi. Ah, intanto voglio un attimo prendere un attimo un'altra cucchiaiata qua dello yogurt. Senza lattosio, così manco mi scagaccio addosso in live. Perché sì, con riso, ma senza lattosio. Va bene, mi ricordo manco di cazzo, però ok, giochiamo, va bene. Tanto per averci qualcuno qua con cui giocare. Non so seriamente chi cazzo sia, non mi ricordo, non so se era un mio amico o boh, che tipo ha cambiato skin. Lo so, bio. Giochi. No, mi sa che era. Mi sa che era il Pepe. Mi sa che è il Pepe. Mi sa che è l'altro account del Pepe. Sì, mi sa che è quello. Sicuramente qua mi avrà mandato messaggi se è lui. No, vabbè, sti cazzi. Dai, avvia. E come mi mandi i messaggi qua? Come si mandavano i messaggi? Ah, non sono capace. Gesù Cristo. Bro. Avvia. Oh, alleluia. Dopo un'ora. Un tipo di cose di cioccolato dentro. Sono fottutamente buoni. Ho tipo sparso lo yogurt ovunque. Yogurt sul mouse, yogurt sul microfono, yogurt sulla scrivania, sul televisore. Nice. Oh, adesso si avvia, perfetto. Oggi ho qua sperando che non si cappotti tutto quanto sopra il PC. Se no, sono fottuto male. Dov'è? Aspetta, dov'è? Dov'è Drevenanto? Da doppio dank, pure sta partita forse la vinciamo. Io vado a doppio dank. Ok. Ma perché? Che cazzo c'entra una discriminazione razziale? No, è sto cazzo di skin bianca! Conti a girare! Cristo Dio, ciccio discrimina i bianchi. Perché, come ha detto una volta Croam, che col cioccolato ci vuole pure un po' di latte. Perfetto. Ah, tu ciccio merdoso, dove vai? No, ok, vai sopra, bravo. Ok. Stavo già strozzando. Muoio in live. Donate per farmi strozzare in live. Non è vero, sto mi strozzo a prescindere. Oh. Vai. Non so perché poi c'è il controller che ogni tanto non va. Bonsuit, cosa vuoi fare Bonsuit? Cosa vuole fare un Bonsuit? Pure tu, Fennec, torna a casa. Torna quando sarai una waifu, cioè almeno evoluta. Veramente, cioè, le waifu e poi fanno schifo. Oh, mi potenzio un attimo. Vieni qua! Vieni, Pupitar! No, già hai voluto un Pupitar. Cosa? Sì, Pupitar. Come cazzo è l'evoluzione di Bonsuit quella prima di Serena? Qua è già Serena, non lo so. Cazzo, io non lo uso, io lo uso i miei amici. Fottuta pianta. Ok, non me ne siete ancora evolvere, mi sa. Dai!
Dai, muori, esplodi. Prendi fuoco. Oh, ok. Oh. Vieni qua. Bella, bella piantina. Non sono vegano. Non sono vegano, ma me lo mangerei. E non dico in che senso, ma lo farei. Ok, no, è già diventata waifu. È già diventata waifu. Allarme waifu, allarme waifu. La volpe è diventata una waifu. Allarme, allarme roll 34. Allarme roll 34. Guarda, guarda, non muore. Non muore, è immortale. Fortunatamente immortale. Per niente, il riso Scotti è un riso esclusivamente italiano. Ah, beh, là perché Jerry Scotti è in Italia, quindi sono le classiche marche italiane. Che pieno di marche che in America ci stanno, per esempio, sono tipo, che ne so, Dolciumi, così, sei proprio di America, fuck yeah, dolce americano, zucchero, colesterolo, diabete. Oh, pad, c'ho problemi col drifting del pad, se ne va per cazzi suoi ogni tanto. Ma mi sta accorcando di pizze potenti. Sarina, guarda, guarda, guarda cos'è. Trovi il calcio. Pa madre. Penso viene nel culo, lo vorrei. Ah no, no, niente, non sto dicendo niente. Stavo pensando a niente. Dai, ok, andiamo giù ad ammazzare questo, andiamo. Perché mi ha sticcato il nulla? Uno, due, tre, vabbè. Ah, riso Scotti, prodotto nei borghi più belli d'Italia. Oh, ma la fai fuori che ninja, bravo. Scusa, ma Hasbro ha appena postato. Bro, prima noi e poi Hasbro. Io sono più importante, bro. È legge. Sono il re, questa è legge. Cioè, no, se no ti tiro fuori il mio terzo braccio. Il mio terzo braccio, che è anche prensile, è tipo quello degli Echidna. Cioè, ti punto questo. Cioè, bro, no. No, tu resti qua. La sborra. La sgarra. La sgana away. Continua così. Tu prendi, tu vieni qua. Voglio fare la cosa dei tre colpi. Pam, 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 pam. Esplodo. Tecnica del kamikaze. Ho il secondo ban. Secondo ban da cosa? Chi ti ha bannato? No, che sono in troppi. Allora, stavo cercando di temporeggiare ed è questo qua il piano ed è più o meno riuscito. Ah, si sono ammosciati. Che merda. Che schifo mosci. Quanto schifo quando sono mosci, però vabbè. Meno che yogurt è buono. Ok.
E però qua mi dà tre spettatori, ma gli unici che avete scritto qua, per ora ti hai detto ogni e coso. E vabbè, tu hai perito, quindi... Giova, non sarai mica tu che stai qua a guardarmi, eh? Non sarai mica tu. Perché l'unica cosa è che fosse tu a Peppe. Ah, l'ho attirati! Ammazzateli, per favore. Fateli fuori. Sparategli, fategli qualcosa. Oddio, ho fatto una cazzata, sono tipo morto male. Sono tipo morto malissimo. Ma si sente quel semi mukbang che sto facendo in questo fottuto momento? Oh. Andiamo già tutti al centro. Continua così. Oh oh. Eh sì, io mino. Io qua mi sa che me la prendo in del culo. Ok, no? No, ce l'avevamo fatto. Non ci avevamo fatta presa manco per cazzo, perché sono respawnati e poi ci incurano tutto. Super Mario 3D Land? Più che altro devo trovare il modo per trasmettere dal 3DS a coso. Da 3DS a PC, comunque tipo, non so se con un cavo o un qualcosa. Sta attirando tutta la nostra attenzione sto stronzo. Perché aggra i nemici? Poi è bello che mi dà uno spettatore, ma state scrivendo in due. Twitch, dimmi che cazzo sta succedendo. Andiamo, sono morti. Go. Let's go. Vabbè, sì, vabbè, quello là. The glitchless, che merda è. Se esistono i glitch, non sono glitch, perché in realtà... Cioè, dal primo Super Mario, da proprio il primo livello del primo Super Mario, che praticamente c'è sta cosa qua del 1-Up... E del guscio col 1-Up e praticamente non è mai stato patchato, quindi è voluto. Hai perso. Ok. In che senso Twitch è una delle app più fedele agli stereotipi? Poi, no, posso provare a fare quella del primo Super Mario. Là, almeno fino al castello in cui poi tipo c'è la parte là del sopra, sotto... Diciamo che più che altro va con il suono così comunque a memoria. Là non ne la faccio mai, mi fermo là. Il speedrun continua, però praticamente diciamo che quando ci gioco ormai tipo ho imparato la posizione di dove trovare tutti quanti, diciamo, i fong, comunque i vari power up. Sì,
Una volta mi hanno tipo in giro con i miei amici e ho preso tipo, ho fatto una speedrun tipo fino al castello finale di Bowser. E tipo c'era uno di quei NES tipo tarocchi così, tipo alla Polystation. E ho tipo ho provato a fare tipo speedrun ed è così riuscita. Questo qua è tipo uno dei miei grandi flex. Cioè per finire comunque tutto quanto tipo in meno di oddio, non so, mezz'ora, sicuramente un'ora, non so se tipo manco mezz'ora, penso che in 20 minuti manco, cioè contando pure magari se muoio riesco a finirlo Super Mario, il primo Super Mario Bros. Tipo un mio superpotere. Nominami una VTuber che sia effettivamente divertente con delle stime di moda effettive. Vabbè, no, dai, non è così, perché c'è Coda di Paglia, diciamo, diciamo divertente così. Io seguivo, diciamo, più che altro tipo seguo youtuber giapponesi o inglesi, quindi tipo che ne so, inglesi, magari semifrancesi, che c'era Sarway, Tefe, Nianners, Iron Mouse, dai, Project Melody, cioè io seguo tanti youtuber, più stranieri che italiani non le seguo, diciamo, non perché non sono divertenti, ma perché tipo, non c'avevo tempo per seguirle. C'è cioè, tipo Talia che non è male, c'ha tipo un botto di iscritti tipo da recente e passa, gioca tipo per lo più a coso, a The Witcher, comunque sono i giochi quasi goal player, quindi è quella. Per me di collab con lei tipo sono off limits. E vabbè, fa tipo ASMR e sta roba qua. E boh. Vabbè, oddio, sì, vabbè. Nomina roba normale. Live di Nianners, essere tipo. Vabbè, hanno lasciato tutti da solo. Perfetto. Cazzo, come la storia della mia vita. Comunque, vabbè. Mi ricordo che c'era gente che aveva pushato Super Mario ai limiti delle capacità umane. In che senso? Cioè, a livello del come va giocato, o proprio a livello del suo non in sé per sé? Cosa hai scritto questo dopo cosa? Ah, vabbè, sì, sono grandissimi simp. Allora, io ti ho tolto, vabbè, sono simpaticone, simpi non pervi, grandissimo youtuber russo, grande Vadim, perché non fai più video? No, comunque, dai, scherzi a parte, diciamo sì, cioè, potresti chiamare tipo simpliciotti. Diciamo che anche io sono un grandissimo simp. Io, diciamo, di quei 20 euro che ci ho avuto del lavoro, voglio utilizzarne 11 per praticamente Phasmophobia. E alcuni tipo 5 euro del restante da donare a Usho Marin, grandissima waifu, per fargli leggere con la voce di Jojo le poesie del Pacciani. Non so, sarò un simp, sarò il sempliciotto, proprio il sempliciotto di casa, che le poesie del Pacciani, che ridere, però sì. Poi da lei, perché... Non sapete com'è la sua voce da personaggio di Jojo, è fantastica. Cioè quando ha cantato Bloody Stream c'è tutto il sangue nelle mie vene, tipo è cominciato a fluire da un'altra parte e non nel cervello. E sì, comunque dai, sono sul serio, però è bellissima. La sua voce quando avevo fatto tipo parodia di roba di Jojo, quindi ci sta, cioè adoro. Sembra una di quelle roba tipo disposta probabilmente a leggerlo. Oh, controller, il drifting, dio madonna, il basso. Non è il momento di driftare, controller. Non riesco a evolvermi. Troppo sensibili poi. Oddio, a me diciamo non frega un cazzo. Ci sono stati, diciamo, con, ripeto sempre, tipo, di Hololive, perché è uno, tipo, delle case, là, di VTuber che seguo. E sti sono, tipo, sì,
Perché una c'aveva forse un fidanzato. Allora, tipo, è successo un casino con i fan. Ci hanno cominciato, tipo, a rompergli le palle sul personale. E lei ha dovuto, tipo, lasciare la compagnia. Poi è entrata in un'altra adesso. Quindi è tornata in Vishojo, cioè al posto di Olorai. Quindi, vabbè, tanta roba. Diciamo che è un po' una merda. Oddio, in realtà stanno streamer molto, ma molto meglio di me sotto tutti quanti i punti di vista. Però, senti, però cerco un attimo di limitare il casino. Mo' tipo che voglio provare a prendermi l'affiliato, voglio almeno, tipo, diciamo, minimizzare i danni. Se succede qualcosa, ma Gesù Cristo, in croce. Tutti stronzi qua mi lasciano da solo. Oh. Davanti, davanti, la ricerchio il centro, la palla perfetta. Perché la chiami push, comunque si è Rushia, poraccia. Poraccia davvero, mi dispiace un botto per lei. Allora, vabbè, oh, decidete, Doanna, che io vado in basso, allora andiamo in alto a difendere. Più che altro perché si è scritto uno su Discord e allora, ma c'hai ragazzo, ma come osi, ma c'hai devi portare soltanto, cosa è, noi grandissimi fan. Cioè, sia mai che tu non stai solo con noi fan, c'è qualcuno al di fuori. Poraccia, lasciatela, Dio, Madonna. Mo sta succedendo una cosa simile con cosa? Con la Plus, che ha preso, ha sbroccato male in live, si è incazzata con i fan. Ha chiamato ovviamente la coinquilina, visto che i fan le stavano rompendo le palle perché si era sentito un rumore provenire da una porta di un'altra stanza di casa sua. E quindi ha cominciato i fan a rompere le palle. Vedi, lei tipo prende, porta la coinquilina in camera. Sta tipo, donna, spiega. Questa è la mia coinquilina, lei. Non rompete le palle. Stava solo pisciando. Dai, cioè, tipo, dai, è fantastico. Cioè, questo qua è tipo l'unico modo con cui tipo, puoi avere a che fare con questo tipo di gente. Perché, cioè, no, cioè, penso che è tipo infattibile. Io per fortuna non c'ho sto tipo di problemi, la gente se ne sbatte, la gente ci mema sopra. Cioè io poi voglio capire alcuni altri video, perché pure non ho live stesso. Ci sta. Ciogo che praticamente parla di quella volta che il mio fidanzato me l'ha buttata al culo a secco a tradimento. E poi c'è sta luce che magari uno gli scrive, oh, dopo ci sei per giocare, tipo, ma dopo ci sei così. E la gente prende e comincia a smattare, io non capisco. Non capisco certi comportamenti umani proprio. Che poi teniamo più dalle cose giapponesi, perché che ne so, quando è successo a Mianners che tipo che sbaglia ha chiamato, cioè, almeno perché il suo tipo ha chiamato il suo ragazzo tipo tesoro, comunque una cosa del genere tipo in live, e vedi tipo la gente, anzi, che era tipo, oh, fai che pucciosina tenerina, così gioco col ragazzo, cioè. E tu vai a vedere tipo la differenza fra i fan americani e i fan giapponesi della gente. Cioè tu puoi capire. Io non c'ho sto tipo di problemi perché uno non mi si incura nessuno, due in Italia, tre sti cazzi. Cioè ho potuto fare una live rimorchio gente in live con le guide di coso, di Wikiau. Cioè, per farti capire il livello di serietà della gente che mi segue. Quindi c'è. Oddio. Axellino, no, mucciosino. Secondo me è stato licenziato per aver detto la N-word. No, no. L'hanno detta tutti la N-word. La compilation, cioè, anzi, non so se era prima stata Rushia o Sakura Miko.
Mi sa che è stata prima amico a dire negro giocando a GTA, cioè sì, la N-word, cioè perché oh, senti, l'ha detto, vaffanculo, ha detto quello là e GTA. Cioè la scena là in cui lei fa tipo nega e tipo diventa un botto famosa, quindi diciamo ci sta, che poi l'ha ripetuto pure più volte, cioè. Ma perché là diciamo per loro non vuol dire niente, cioè quello per loro tipo che se in America con 2G diventa il bannabile, là invece in Giappone non è niente, cioè che cosa hanno tipo bannato da una cosa tipo di cos'era, eSport, non mi ricordo che gioco, la parola tipo appunto niga nigerenda yo, tipo nigerenda comunque così, perché cioè per loro se mi semplicemente diventa corri, scappa, vattene via, cioè comunque andiamocene. Invece per loro la è una parola tipo il big nono da non poter mai pronunciare perché sia mai signori di Twitch i bambini. Nega. Secondo me è stato. Vabbè. Cioè, ragazzi di Sun Franklin nella meringhezza sì. Ma l'hanno detto tutti. Fare su GT5 europeo, sai che cosa ho detto? Che cosa hai detto? Sentiamo gentil uomo, gentil anfibio. Cosa abbiamo perso qua? Sneakers? Hai detto sneakers? Sneakers? No, aspetta, io vado da qua perché sicuramente ci saranno già aggiungere al basso poi. Stanno a raggiungere al basso. Vabbè, senti, dai, in una live, ovviamente con quella di Paglia, a un certo punto, tipo, sta giocando a Minecraft, entra uno così in chat e sta tipo, oddio, ha dato fuoco a un frollo, lo definisco frollo perché sennò tipo viene bannato, cioè, occorre che mi bannino, quindi lo definisco il frollo. Però diciamo sì, quindi c'era. Che poi c'era tutto quanto il momento con l'ardia del ah così è, ma. E sei tipo buono così, era tipo no, no, io preferisco crudo, carpaccio di frolli. Pure il che ne so, cucina flambé, quindi tipo era nato il momento così, quindi ci stava ogni tanto il momento con l'ardia. Per fortuna non mi hanno fatto niente perché chi mi si infura su Twitch. Sono colui che diventò il migliore amico di Axel, ci chiamavano VTuber Slime, il fantastico Slimerotto. Fantastico Slimerotto, io non mi ricordo poi quando ci eravamo andati più volte in live, così che tipo una delle ultime volte che abbiamo giocato per intera tipo la Pixelbon. Non so, tipo, mi pare, non mi ricordo poi tipo se era in live o fuori, ma non ricordo. Small Brain sono rotta memoria di merda. Vabbè, però diciamo che cioè quel tipo di parole in realtà tipo lo dicono un po' tutti, dai. Se giochi a smadonna è normale che ti parti qualche insulto razziale, qualcosa, qualche insulto. Cioè, dai, che ci sanno che era su Twitter una femminista che si lamentava perché per lei il teabagging era come una molestia sessuale e se gente così esiste, io allora cioè, non posso manco più dire niente perché se un'azione semplice, oddio molestia così, se io seriamente prendo e vado tipo di molestia verbale contro qualcuno, quindi insulti, che succede? Che cos'è? Fra godi di questi ultimi mesi e settimane perché presto potrei dire aspetta rifiuto un attimo qua di inviarlo perché ecco perché diciamo c'ho comunque paura, ti ripeto, io prima o poi voglio non ti dico guadagnare ma voglio almeno faccio qualcosa con Twitch, quindi diciamo che quello cioè meglio è, più o meno faccio meglio è. Il cazzo, perché la O è in realtà denota una connotazione maschile, quindi non va bene, perché pure le donne hanno il cazzo.
Sacco mi ha ricordato il compleanno tipo di questo mio amico qua sempre. Questo qua tipo che c'è tipo la, prende tipo la foto di una nuda e fa tipo: bro, ma perché qua non c'è sta niente? È piatto, ma io qua sono abituato a vedere il bozzo, ma perché non c'è sta niente? Tu sei terra pallista, la terra è piatta! Svegliati! Il governo ladro, le spigole! Una domanda, ok? Bro, tutti quanti lottiamo per i diritti delle palle. Aspetta, questo qua era la mia vecchia mascotte quando, diciamo, la prima versione era colui che non credeva nelle palle. E questa è stata la fine che ha fatto, quindi credeteci. Comunque dai, qua non so se fosse starto, Link starto. Dice che un po' dovrò fare, cioè, vorrei fare un gameplay di Kirby soltanto tipo per avere la versione palla. Bene. Va bene, più che altro sto tipo in live, quindi non so tipo se il PC mi esplode, se però entra su Discord. Va bene, poi mi puoi consigliare qualsiasi modpack vuoi, tranquillo. Tanto ci dovrei tipo ancora avere l'applicazione per i modpack sul PC, visto che, wow, con quella di paglia non si è fatto niente, perché io ho praticamente lanciato un procione in faccia a uno mentre rompevo una birch e mi hanno cacciato per questo. Non so tipo cosa ci sia di personale nel rompere le birch, però a loro piace così. No, ma perché io continuo a cagare il cazzo col procione in mano e mi hanno tipo cacciato via. Forse il legna di birch non gli piace più di tanto. Però che ne potevo sapere io. Sì, ma no, ma più che altro che il bigone in piedi è praticamente copiare già una cosa esistente, cioè già la mascotte di un altro, qualcosa di più originale. C'è sta pure un altro mio amico qua che vuole venire con Discord, cioè che mi sta chiedendo di Discord, quello con cui sto giocando adesso. Quindi tipo non so tipo se va bene che facciamo un Mega Royal Rumble tutti su Discord. Cioè, se tipo va bene, basta che non dici parole brutte, roba bannabile e puoi venire. Beh, non puoi essere Radorix, perché Radorix sono io! Sono Radorix da! Allora, esploderà a me il PC per un attimo, però voglio un attimo vedere se funziona. Intanto sto vedendo un attimo qua tipo se riesce ad aprirsi Discord. Perché sicuramente laggerò come una merda e questo è il problema, quindi per la gente quella live farà schifo. Questo qua è tipo l'unico problema. Che non mi sta più prendendo anche il labiale. Ok, va bene, sta sempre comunque sui 40 frame, va bene. I'm the Scatman. Skibidibidi papparappo. Babbabbo. Skibidibidi babbarabbo. Parapappar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 ap
sta laggando a merda. Sta saltando i frame, non ci riesco. Vabbè, poi chiudo, no, perché se no mi lagga. Io vi ripeto, la connessione che ho è o prendo e faccio live o coso. Basta, Natai, per favore. Voglio un gruppo di gattini e cagnolini. Mussolini, Mussolini. Ah, i miei piedi cagnolini. Quanto sono carini. Mi ricordo bene come fa chiaro, era tipo una canzone rap, che era tipo così. Oh no, metro, oh no. Mi ha shottato. Sono pazzo, pazzo per Gesù.
Però c'è Gesù, perché c'è, tu devi capire che in realtà tutti noi nasciamo in realtà etero, poi il diavolo ci mette le dita nel culo e diventiamo froci. No, non è vero, non diventiamo proci per questo, non diventiamo proci per questo, tranquilli, tranquilli. Sì, è scricciolo. Quante cazzo di volte lo chiedono, come viene mandata la scatta, è scricciolo, sì, è scricciolo. Si chiama come un porca puttana di criceto, ok? Perché serve un nome di cose carine. Serve un nome carino. Ho visto che guardavo Antaro. La cosa, l'unica cosa carina che mi vengono in mente sono i criceti, fottuti ratti, e quindi sì. Fammi prendere la bacca! La bacca! La bibi baca! Puoi andare in Congo per far parte della popolazione di Baka. Si deve aver paura solo per il titolo. Già da Onesan. Ah no, Osanna, ok, Osanna io ok. Ho letto troppi hentai, troppi hentai, troppi hentai, troppi porno. Mi fanno male al cervello, troppi porno. Raga, questo qua tipo quando è vero quando ti fai troppe seghe poi non ci vedi più niente. Cioè perdi la vista, questo qua è vero, infatti non riesco a vedere un cazzo e non so distinguere le lettere. Raga, ricordate, le seghe fanno male, fatemene il più possibile. Ok, hai fatto fuori questo. Come si chiama qui? Alxof 4. Sembra tipo il nome di qualche gioco russo. Tipo Tarkov. Tipo Escape, che era una guerra, tipo Ghost of Tarkov. Tipo Tarkov, ecco. Voglio livellare Gesù. Osanna e Osanna e Osanna Cristo Signor. Osanna e la conosco comunque lo sanno io, ma adesso una cosa alla volta, perché qua mi sta laggando a merda, quindi già non potrei manco stare su Discord. Sta laggando Discord, proprio Discord sta laggando. Oi, entrami generale. Ok, sto laggando come lo schifo. Spero, vabbè, alzo il volume così magari tipo si sente pure. Sta continuando a dare errori di connessione, live collasserà breve. No, 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 stupido, stupido gatto e stupido cane, stupide bestie. Bestie immonde. Oh. Questo qua tipo mi sta dicendo di mettere canzoni cristiane. Soprattutto dopo quello che abbiamo visto ieri di The Boys, boh, diciamo la fede mi è calata tantissimo. Capisci. Non so se andare avanti, se avanzare. No, no, mi cago sburo nei pantaloni e torno indietro. Però c'ha quattro mani, sai quanti punti ti può tirare con quattro mani? Cioè, oddio, sarebbe se fosse tipo femmina, sarebbe tipo il materiale perfetto per hentai. Il problema è che Gesù Cristo non lo è. Perché se Gesù Cristo esistesse sarebbe una liceale tsundere in minigonna. Dai, vai via dalla base! Esplodi, esplodi, muori! Muori, quanti siete? Oh, vai via! Oh, mori, gatto pardo da Rocco. Fammi curare. Che brutte notizie, Kirby Dream Buffet costa 15 euro di abbonamento a Nintendo. Viviamo in un'Albania, we live in a society, bro. Cioè, così profondo. Come la gola di Kirby. Fottutamente profonda. Guarda, sono i quattro! Guarda!
Ma manco negli hentai c'è così tanta gente, tutta accalcata, tutte in un punto solo. Tutte in un solo buco. Stanno tutti quanti qua accalcati praticamente di sotto. Oh no, nel mio buco di sotto, quello di dietro. Guarda, io sto reggendo per grazia divina. Ti prego, andavazziamo, aiuto. Help, serve una mano, ci sta troppa merda. No, è morto Tark, lo chiamo Tarkov perché tipo Alox Clay qua e qua, che cazzo il nickname è? Non ha fatto un gol, non ne abbiamo fatto un gol! Cerca di reggere, cerco un attimo da cerca da reggere mentre faccio gol. Ok, intanto qua ci sta l'altro dietro, ok. Lo spingo indietro. Vieni, vieni brutto dinosauro, vieni. Normalmente in Albania penso che la roba costi di meno. Cioè 15 euro per un giochino di Kirby, no. Scappo, fuggo. Ulto. Ok, ce la stiamo facendo. Abbiamo praticamente spanati sotto, che fortuna, dopo un'ora. 2, 3, boom. Push me. Cristo, siamo recuperati tutto quanto adesso. Comunque ragazzi, adesso qua, quando ne dite l'avvenire su Discord, poi non lamentatevi se lagga come lo schifo, tutte ne vanno. No, che cazzo l'ha portato? Ah no, ok. Ha ultato. Scendi. Oh, vai via, vai indietro. L'India cazzo tareggia. Ah, fallo fuori prima, lo remo stecco. Non l'ho remosteccato, non l'ho legnicornato. Ci hanno inculato. Ma tipo in una maniera assurda. Sì, siamo su Discord, però un attimo in privato. È proprio per farti capire che praticamente sto laggando come la merda. Non è sto qua di Discord. Stiamo a cercare la regge e botta, ma sto lucario qua è un botto fastidio. Oh. Nessuno. Dai, Charizard, fai schifo. Hai quittato. Bastardo. E mo te invito in chiamata. Aspetta, quale dei 700 account eri poi? Con 20 persone, tutte quante con account di gente, con nomi diversi, così diversi. Gente che cambia nome degli account, quindi non so che cazzo c'ho veramente davanti quando parlo. No, seriamente, che poi tipo ti ricordi di me? Hai cambiato il nome account 7 volte! Chi cazzo sei? Ti ho contato su Discord e stai tipo, devo arrivare a logica. Sei questo, sei quest'altro qua che me l'ha chiesto, sei un altro coso. Sei quello là, così che su Discord ti chiamano un modo, su Telegram un altro. Ah, devi un nickname. Uno. Aspettato, per uno. Ok. Però stiamo qua sul server di Dio Mattonato, aspetta. Perché qua siamo tipo su un server, faccio tipo una chiamata privata, come cavolo funziona. Mi fanno a fare le chiamate in tre. E le chiamate in trisom. Amici, Bosia. Aspetta un attimo a fare una cosa, vedi se un'altra chiamata qua funziona.
Ok, aspetta, come si fa a chiamare un'altra persona? Bro, che cazzo è sto bordello? Senti? Sì, sì, si sente, ma come cavolo si faceva aggiungere un'altra persona? Aspetta, la vedi la persona che... Aspetta, messaggio diretto. Che aspetto, fammi vedere. La persona che di più. Ok, dovrebbe... Ok. Che modo dovrebbe entrare pure Pepo. Ok. Basso un attimo, ok. Ok, perché Peppo mi sa che è più basso. Fammi abbassare poi con la TV che Gesù Cristo mi dorme, mi dà sui nervi la musichetta di Unite. Ah, oi, aspetta. Sì? Sì. Guarda, ti ho fatto una cosa. Guarda la tua che me li fa vedere? Guarda da tuo gioco, guarda io da tuo gioco. Vabbè, tu c'hai... Ma è tipo... Allora, è un PC appoggiato in orizzontale per terra, tanto per fargli prendere fuoco con sopra un mobile che praticamente ti esplode. Quello là, minimo lascia accesa la notte, la scordi, il mobile praticamente diventa un falò. Però, ma una sedia dove poggiare le cose, una sedia. Oh, sì. Wow, ti si vede la faccia, ti si vede la faccia. Te la mostro in live, ti mostro la fessere via in live. Cioè. Sì, ma se quella è la tua sedia, cioè tu stai giocando proprio per terra in questo momento. Se tu sulle sedie ci si siede sui tavoli, ci si siede. Cioè tipo io c'ho il PC poggiato e la televisione sopra il mobile. O devo sto schermo. No, indietro. Cosa hai detto? No, mostra un attimo tipo cos'ha le medaglie. Sistema le medaglie. Fa, ma una domanda. Ma se io ti chiedo a sei è bannabile? Che lo chiedo. No, non è bannabile, cioè. Cioè, non è che si dice. Oh, ma ti piace il cazzo! Procione di merda! Procio! No. Procido! No. Cioè non sai di così, cioè, perché semplice domanda si può dire. Ah, ho fatto un po' di una cosa, parlato di gente. Tutto Pepe è muto? No, non ci sono. Ah, ok, no, più che altro perché poi vabbè, quando vuoi puoi pure startare. Questo, quanti anni hai? Come? Quanti anni c'hai da chi? 16. No, bella. Siamo tutti più grandi di te, cazzo di bambino. Ma lì hanno più grande di me, che problemi hai? E tu sei qua, cosa siamo tutti? Appunto. Infatti ho detto siamo tutti più grandi di te qua. Guarda cosa che tu cioè, vedo la tua faccia che sorride. No, ok, allora io posso vedere qua tipo perché diciamo che cioè sì, pure a Peppo dovrebbe interessare questo tipo di cose, vero Peppe? Peppe, cosa? La condivisione sta facendo, secondo me potrebbe interessarti anche a te, cioè dato il tuo YouTube potrebbe interessarti. Ma quello è tipo il rumore che fai quando ciucci i cazzi in autostrada? Cosa? No, niente. È buono il calippo all'estate. Buonissimo. Oh, ci sono. Però... Oh, no. Ah, il tedesco è buono. Però niente orni mentre siamo in live, è la mia regola. Niente troppo orni mentre siamo in live. Not too much orny. Ovviamente è un server di gattine e cagnolini che giocano insieme. Oh, che adorabile creatore. Infatti, che bellini.
Chi è adorabili creature? Non lo so, ma tu ci avevi. Non lo so come fai a vedere, io poi c'ho tipo la versione web. Cos'è la versione web? Che semplicemente non l'ho scaricato perché tanto ce l'ho di su Opera, quindi manco come ci metto a scaricarlo di Telegram. Beh, poi cioè dobbiamo fare recensioni di cose di. Bro, cioè, ma tipo minorenne, bro, no, eh. No, fanno non è minorenne, non più. Bro, se quando l'ha fatto aveva pure se fosse 16 anni, non è comunque giusto. Poi se diciamo pure la cugina di Marco mi conosce per altre cose che ho fatto. No, sono un dettagli. Che te tipo non c'è. Guarda, ma perché tu sei in un gruppo di. Cioè, io ok, so quella di Coda di Paglia che è un gruppo di furri. Sì, di furri. Furri poco etero. No, ma è un gruppo in un altro tipo di in cui gente parla e quelle volte tipo pubblicano roba furri. Cioè Charizard e Sylveon che. Lancia fiamme, ma da un'altra parte. Roar, grosso. Roar. Come ma con un Charizard e un Sylveon, molto brutto come immagine, non me la toglierò mai dalla testa. Ma tanto quella di Paglia tipo ci sta, boh, non so tipo se c'ha la versione no safe for work pure nel poco suo coso. Pure nel server. Guarda. Bro, non ti segare in live, bro, cioè. Perché così? Ma perché cioè se c'è l'uccello grosso lo puoi bere un. Ma cos'è fake? È fake! Si vede che è fake! Si vede! Bro! Bro, cosa pretendi da questo tipo di contenuti? Cioè, pretendi roba vera? Poi, bro, Peppe, dai, avvia la partita. Mi sto rompendo il cazzo a guardare a quel tipo di contenuti. Cominciamo la partita. Meno meno. Aspetta, te lo meni e lo meni a lui? Ma stanno mungendo una mucca, bello. Ah, si chiama il canale No Safe for Work. Sì, che è sempre. Oddio, il VOR. Oddio, sparami. Perché Coda? Tu non vuoi sapere che cos'è. Che diciamo? Tu non vuoi sapere. Tu non sei un furry, tu non vuoi sapere. Gente ha molti problemi. Quelli che lo disegnano hanno molti problemi. Cioè. Ah, tu immaginati. Ho proprio fame, ma non c'è nessuno qui. Tu sembri molto appetitoso. Vieni qua. Ti giuro, non mordo. Am tutto d'un boccone. Che schifo, fa. Boh, io? Cioè, del server di Coda di Paglia, io ci sto perché tipo. Boh, mi ci ha invitato e alla fine boh, si sparano più stronzate che altro, però ogni tanto è così. Chi chiedi la Coda e i suoi stravaganti gusti sessuali? Io ti ripeto, con un'altra gente penso tipo di essere quello più normale. Oh no, ma Dio è nero. Allora, non lo so, Gesù è. Allora, Gesù. O almeno al 90% sicuramente, visto che è nato comunque a Nazareth, sicuramente è almeno in parte nero. Gesù, questo qua è proprio sono sicuro. Dio non lo so. Ma non è nero. Questo qua è Gesù. Sì, questo qua è Gesù.
Quello è Gesù. Quello è Gesù. Perché non hai mai visto? Hai mai visto Gesù? Puoi confermare, puoi smentire? Perché Lucario è FK? Guarda, no, bro, sto in partita, bro. Questo, Gesù questo, ne. Questo, bro, le immagini di Gesù me le guardo dopo. Questo, no? Bro, io vedo la nebbia. No, quello non è Gesù, quello è uno con problemi. Comunque poi prendo, mi sa che. E poi prendo qui te, ma ci sentiamo dopo, più che altro per devo giocare un attimo, voglio averci la coordinazione con Pepo. Bro, sto in partita in live, bro, tu devi capire, devi comprendere il content. Sto volendo, poi posso pure farla durare 2 ore, prendo stacco. Massimo gioco con Pepo. E come non ti dà? Però fatti Pokémon Unite, che ti devo dire, compra di una Switch. No, Pokémon Unite, è gratis, è gratis. Jesse, Jesse, è gratis. Lo vendono sulla Switch, Jesse. Jesse, è gratis. Che cazzo dici che non hai Unite, Jesse? È molto meglio di League of Legends. Torna a segarti sul team, Jesse. Forri di merda. Questi qua sono i veri mostri ciattoli. Jesse. Sì. Sì. Sì, ti sento. Dai, no, no, mi ha rubato le bacche. Napoletano, napoletano, zingaro. Bro, aspetta, che sta un attimo una situazione leggermente critica. Ah, levati, uccello bastardo. Poi l'anno fa vedi che tu c'è la un uccello, quindi non vedi un uccello bastardo. No, qua perché c'è seriamente un uccello bastardo. Stupido piccione. Stupido piccione, stupido piccione. Ah, poi rischiamo di perdere. Lul. No, troppo. Praticamente tipo qua devo buttare perché qua se mi sta. Lagga proprio a merda, quindi qua vuoi. Ah, non... guardate il Nidiano. Mm? Cazzo stai a dire? Guardate il Nidiano. Bro, sto in partita, ci stanno asfaltando. Bro, ti caccio. Bro, sto giocando, fammi giocare. No, mamma, non è il momento, sono arrivate le gocciole. Cosa sono le gocciole? Quelle che tu ti ficchi nel culo la mattina. Per questo qua sono marroni. Le gocciole. Poi possibilmente quando ormai tipo sento la voce della, cioè del tizio che doppia le pubblicità delle gocciole in qualche film, cioè non riesco più a prendere il film seriamente. Tipo che ne so, Miao, il doppiatore di Miao di Pokémon che doppiava tipo il classico nero del ghetto, Yo-Yo. LOL. Tu non puoi capire, io ho detto se io va a far culo, lascio il film, non ce la faccio. Non ce la faccio a vedere film del genere. Che c'è tipo pure una parte di invece tipo che era Breaking Bad, che c'era il doppiatore di Peter Griffin. Io non riesco a giocare in maniera decente. Pensando al doppio di Peter Griffin, il doppio un po' tutto personaggio in una serie di spaccio. Però comunque no, sta continuando errore di connessione, mi devo poi lasciare la chiamata. Bro, sono in una situazione di merda e sto laggando a schifo. Mi hanno smesso di seguire tutti, sto laggando come la merda, è inguardabile la live. L'hai stoppata la live, l'hai messa in stop. Non la stai guardando. Bro, è inguardabile. Bro, ci avrà un'ora di delay ormai. Ormai ci avrà un'ora di delay. La termina adesso e finita dopo un'ora. Cioè, bro, non carico. Bro, però, cioè, no, è ingiocabile, bro. Senti, io lascio un attimo Discord.
cazzo è l'icona? Dov'è Discord? Dov'è l'icona di Discord? Perché sono tutte sfalsate? Oh. Oh. Oh, alleluia, più che altro qua non ce la fa, cioè PC mi sta andando a fuoco, non ce la fa, non regge. PC non mi regge. Che più che altro quel se devo giocare a qualcosa così è non. O deve faccio podcast o non lo so. Qua non mi regge. Al massimo faccio chiamata normale di WhatsApp con Peppe, che devo dire. E al massimo poi famo tipo su WhatsApp, che mi sa che è meglio, che quando il PC da Discord non mi regge la connessione. Cioè mi sa che è meglio così, perché sennò il PC non mi fa. Non so se sta migliorando, però ormai mandava a puttare una live. E del cazzo. Laggo come lo schifo. C'ho pure idee di merda. Cioè io ho delle idee di merda. Come è meglio che fa motivo da WhatsApp e Peppe tipo lo sentite così da chiamata. Perché io, cioè, ormai ci sarà un dire della Madonna. Forse prima o poi la vedrete fluida di nuovo. Allora, voi avete rotto le scatole, vuoi vedere? Schiattate. Allora, tu muori. Ah, oh, tu muori. Sì, più che altro diciamo se droppa a merda così è, il PC1 non mi regge e due la connessione fa schifo al cazzo, quindi è quello, o gioco online o parlo con qualcuno. Cioè non ci stanno né santi né madonne qua a casa mia. Tanto sei tipo Coda, mandando qualcosa, Coda è il presello, ogni presente Coda. L'onnipresente coda di paglia. Poi andiamo? Andiamo? Perché stanno immobili? Ma sono crashato io? Sono crashati tutti. Sono stupidi come la merda. Sono fottuto. Allora, tu muori. Ok. Allora, abbiamo perso perché cioè, non penso che si possa vincere così. Però okay, ormai la live è da buttare, però. Ormai devo ricominciarla da capo, mi sa, la live. Ragazzi, restate un attimo qua, prendo la restart. Ok, no, se è finito. Ok, è finito, ok. Dovrebbe essere tornata più o meno fluida, mi sa. Ok, dai, è ritornata fluida. Che da quello che abbiamo imparato oggi è che con sto caldo non regge un cazzo. La parte dietro del mio PC è diventata un forno.
E ci avremo almeno un minuto e qualcosa di delay, che non è tantissimo. E se vogliamo parlare, vogliamo cosa? Vogliamo, ripeto, fare da WhatsApp. Perché diciamo da coso, da PC, no, più che altro perché ormai la web è da buttare perché costa continuando a darmi errore di connessione. Perché ormai Discord ha preso il sopravvento sul PC. Quindi almeno, boh, pure se c'è un po' di lag alla fine, tipo, è quel, ho un po' di delay, sti cazzi. Proprio se vogliamo parlare così, questo qua tipo da WhatsApp penso sia tipo l'unico modo. Certo, perché sennò qua è impossibile starci. Già ho fatto coda. Yep, ah, sus, mogus. Tipo, sto in live e... C'è con un botto di ritardo, però vabbè, sti cazzi. Stiga, stuga. No, più che altro diciamo è abbastanza fluida adesso, diciamo abbastanza fluida. No, più che altro diciamo è quello che non c'ho proprio, ormai tipo vabbè, più che altro mo c'è sta un po' di delay ma sembra fluida live, quindi volendo comunque così potremmo fare. Il problema là è che Discord non so perché ciuccia la connessione come una bottana in tangenziale, quindi non lo so. E l'unico modo qua infatti è con i dati mobili, infatti, per questo qua è così, dico, da telefono. Così diciamo tu senti me, io sento te, poi sti cazzi qua che non mi vedi la live in sé per sé, intanto stiamo a giocare la stessa partita. Cioè quello non è che ci stanno grandi problemi. Not the big problem. Oddio, ma non è che... Oddio, ma non si potrebbe fare da coso? Però vabbè, poi non so tipo come si fa da coso da Switch. Cornpaku 1 The Born. Vabbè dai, comunque poi quando Vern arriva a ready start. Vabbè, comunque quando sei pronto puoi pure start. Vabbè dai, sti cavoli, ci ho avuto giorni molto peggiori. Cioè, siete abituati alla merda della merda, la creme della creme, quindi non vi fate problemi voi, eh. Abituato bene il mio pubblico, bocca di fregna. No, ma intanto diciamo che... No, più che altro se mi chiami qua da WhatsApp sto con i dati mobili, quindi non c'ho problemi. Cioè WhatsApp non dà problemi, il problema è il PC che... È una merda. È una merda, l'ho detto e l'ho ridetto. Poi c'ho il pad che c'è il drifting, che prende se ne va per cazzi proprio. Oh, ok. The Big Pepo. Sì. Sento. Più che altro diciamo l'unica cosa là era perché quella comincia a fare condivisione, la connessione era un cosa, quindi c'era stato un attimo sto problema. Mo sembra che sia risolto, quindi sti cazzi. Poi sul momento ero tipo è inguardabile, eravamo in 4, ora siamo in 1, che merda. Più che altro è quello là, diciamo, che ha cominciato a fare condivisione schermo e tipo, oddio, live non esplodere. Perché è un cazzo di Gesù Nero, la live sta per implodere. Perché è un cazzo di Gesù Nero, problemi? Cioè, hai mai visto un bangladino o uno comunque, diciamo, di Nazareth, comunque, diciamo, un egiziano così, bianco? Io no.
Quindi per me vorrei Dio potrebbe essere nero. Cioè il Dio del ghetto. Cioè potrebbe essere la mia somma divinità. Il mio spirito guida. Sì, Tony, continuo Plant vs Zombie, tranquillo. Più che altro tipo con queste cose qua, diciamo. Oggi stanno quasi tutti a casa, visto che il tempo era merda e era meglio tipo buttarsi a gioco su qualche gioco per la Switch. Diciamo che fa tipo riposare il PC, perché sennò era tipo infattibile. Vabbè, poi riposo poi tipo qualche set di Kirby, non sarà buffet, però c'è c'ho Kirby 64. Non penso sia tanto male come gioco. Io spero metterò Donkey Kong 64 nei tre giochi dell'abbonamento. Sarebbe una cosa un botto figo. The Dick. Donkey Kong. C'ho paura del fottuto dinosaurone nella squadra avversaria. Allora vabbè, se tu vai di là, io vado, vengo di sopra. Ma sei più un tipo da top, da bottom? Cioè di solito lo faccio nelle giungle. E poi che stai bom, ste scimmietti. No Ivi, no Ivi, no Ivi, levati Ivi. Levati Ivi. Non ti voglio, non ti vogliamo anche a te Bulbasaur. È fuoco fatuo, dovresti bruciare. Tipo erba. Torna a farti le cannette al parco. Tanto quello non mi metto un attimo un pochetto qua alzo. Ah. Ok. Perché tipo perché in live tipo si dovrebbe sentire l'audio di gioco, però se abbassa tipo non sento niente. Non so manco tipo se stanno attaccando i Pokémon avversari. No. Vabbè, no, sì. Ui. Vieni qua. Io ho paura di sto dinosaurotto. Di sto squalo poco cresciuto. Ok. Ah, con chi stai giù? Come? Tu giù con chi stai? Con Zera ora e Pikachu. Ok. Sotto ci sta qualcuno oppure è abbastanza libero? No, ci sta un nome, il Pokémon nuovo. Intendi Tyranitar? Sì. Oddio. Oddio, però non dovrebbe essere un problema finché diciamo è piccolo. Che ho quant'altro. No. Ok. Ok. Oh no, Greninja no, Greninja no, Greninja no, levati. Oh. Così la fa esplode tutti. Però non posso andare all'attacco perché sto da solo. Vuoi che vengo? Direi una piccola mano. Però forse riesco. Cioè più che altro a regge e botta ci riesco. Non riesco a fare punti. Cioè poi ti vengo a dare una mano. Ok, arrivo. Più che altro perché io voglio un attimo fare punti. Ma non ce la faccio così.
Che io sto continuando a fare tutti quanti fuori, però resta sempre uno vivo. Attento, fai fuori, c'è sta Rotom, fai fuori Rotom che se no ce la fa fuori l'altro qua. Oh, e invece no. Ok. Cazzo. Cazzone. Via. Ok, istantaneo. Vai, Peppo. C'hai 20 secondi, vai. Le tengo qua. Le ho steccata. Vai, mi curo pure. Scappo. Scappo in Messico. Salute. Oh, proprio c'è un raffreddore della Madonna d'estate. Vedi, ripeto, più che altro... Non sono l'unico. Più che altro odio pure tu. Io sì, io ho una settimana fa ero così, raffreddato. Più che altro tipo, io ho 365 giorni l'anno, sto così. Comincio tipo a pensare seriamente che è tipo un problema. Tipo boh, allergia alla polvere, il problema è che la polvere è ovunque. Quando sei allergico all'ossigeno, cazzo, non puoi più respirare. Non è che non mi attaccava Gorfish perché stavo in mezzo all'erba. No, tu vai dire, ma cosa hai voluto? Cosa vuoi fare? Ah no, sei voluto. Cioè non del tutto, sei ancora coso. Gabite, però vabbè. Urrà, esplodo. Bello di Lendigorn è che un minimo mi rigenero quando attacco. Io mi sto trovando bene con Greninja. Vabbè, non esplodo. Greninja è figo da utilizzare, poi vogliamo andare là? Prendi appena il Rotom? Sì, facciamoci Rotom. Allora, 1, 2, 3, 4, boom, l'unicorno, esplode, ok. Ma è malgrado sto stronzo che sta qua giù, guarda e poi fa gol. Ci sa distrarre. Tanto io vado dietro Rotom un attimo, aspetta che la messa di Greninja, è morto. Morto Greninja. Ok. Quindi dovrebbe essere Silvion, ma non penso sia un problema. Se ti sbigli qua riesci pure a fare gol. Fallo che istantaneo, ok. Yeah. Qua mi ha toccato il tab perché se non... Ok. Sta a temporeggia. Mi stava a portare a spasso. Sto cercando di allontanarti, mi portava a spasso, abbraccetti. Che è successo? Vabbè, tanto c'è sta zero ora che sta andando su. Vai Zera ora, vai. Lui fa brutto, gli altri si allontanano, basta che faccia brutto. Tu non vieni. Tu pure con ulti, con scudi, con questo non vieni. Tu no, vai. Tu resti qua. No, ci hanno sparato. Poi vado un attimo giù perché c'è sta Greninja che rompe i panni. No, sta andando scorbandi. E ora attivo giù perché se c'è sta Greninja che se non si sta a fare i cazzi propri. Ok, ma se n'è andato. Ma avvicino intanto al centro, ma con prudenza. C'ha mezza vita. Ulto. Oh, sono una divinità, sono un cazzo di dio, sono un dio. No, Dio non è nero, Dio è rosa perché Dio sono io. Andate, fate i punti. Popolo, andate.
Mi si è scaricato il mouse. Vabbè, sti cavoli. No, qua c'è Tyrion. No, non devi scazzare, sono... Aspetta. No, devi scazzare appunto, riesco. Continua così. Al centro stanno tutti giù. Al centro ci stanno ancora qualche punto? Non lo so, io... Vado al centro, vado al centro. Tanto stanno tutti fuori base. Andà a fa gol dove manco possono. 56 punti. Puliti. Torna indietro. Guarda che coglioni. Guarda Tyrani. No. Tu mo schiatti. Tu gol non lo fai. 2, 1. Tu gol non lo fai, i 35 punti nel culo. Ma non so chi ha vinto stavolta, penso noi. Non lo so. A meno che non hanno fatto tutti i punti al centro, hanno vinto di poco. Ok, non è di poco. Ah, raga, ringraziatemi per quei 56 punti al centro, perché è il miracolo. Tipo, quei punti al centro. Ma detto giusto prima di leggere il messaggio della madre di Mirko. Vabbè, qua Marco qui che si è preso la maglietta di Jujutsu per il compleanno del suo amico a tema giapponese. Perché il tema giapponese, io potrei andarci in cosplay. Io ci andrei in cosplay, ho pure preso i sandali, io potrei farlo in cosplay. Io ho in mente una cosa bruttissima, ma anche bella. Cosplay di Cirno al compleanno del mio amico. Quanto mi prenderanno per il culo da una troppo? Più che altro devo riprendere una parrucca decente. Però tolta quella là, diciamo, ormai la roba ce l'ho tutta. Guarda, avevo di invio qua. Se ritrovo la foto. Poi qua c'è dove prendermi pure il fumo di Cirno. Cioè sì, perché di Cirno. Vabbè, mi proverò di bombarsi di trucco, tanto tipo per dare effetto più wow, ghiaccio. Fate che cucci wow. Aspetta, dov'è? Ok, ecco Pepu. Ah, ok. Intanto qua continuo. Comunque tieni Pepu, guarda qua tipo la foto di io in cosplay. Secondo te il compleanno di Mirko ci posso andare così? Quanto so di Weeb con io in cosplay, col Dakimakura dietro, il peluche di Marisa sulla spalla, quanto so di brutto. Non mi esprimo. Poi il vestito di mia madre dietro buttato sul cuscino. Non mi esprimo. E i limiti dell'horror. Dai, per il compleanno di Mirko ci sta, dai, a tema giapponese, anime, giochi. Perché o c'ho quello, c'ho la maglietta di Pikachu, però, cioè, ormai mi sta un botto larga. Cioè, già prima lo era, adesso ancora di più. E poi io l'avevo presa perché ci davano insieme pure i pantaloncini del costume, quindi l'ho presa apposta. Oddio. Io voglio capire poi tipo che maglietta invece tipo dovrebbe dare la madre di Mirko al compleanno, perché se non ce l'avete ve la do io. Proprio è come sarà quella maglietta.
Come ci dovremmo conciare? Tanto vale tipo mi prendo, mi vesto da lottatore di sumo. Tipo, boh, stare in tema. No, no, dratini, la volpe. Oh no, Zorro, raga, la volpe. Andiamo. No, sei andato. Me lo tieni questo? Oh, 21 al gol. Ok, mi allontano, figli di bottana, mi allontano. Ok, li sto ammazzando, li sto facendo il culo, però... Poi la sta fuori. Peppe? Non ti sento più. Ok, non ti sento più e tipo... Ok, però Peppe è morto, Peppe sta qua, ma Peppe non c'è. Dai, la concentrazione fuori a quello. La concentrazione, il silenzio mistico. Vabbè, vero, non posso... Sì, sto qui. Guarda, tranquillo. No, tranquillo un cazzo. Vabbè, c'è Absol, ti aiuta lui. Dai, Bizzone, però ti riprende pure lui. Non ti aiuta per niente sto Absol, è inutile. No. Ok, vado. Ci sono 30 punti da fare. Mo se ci riusciamo ci avvicino. Tanto te fai punti, ti tengo lontani sti bastardi. Mekumer One! La sbora! Lo sboratore! De Kumer! Fottuto Kumer! De Kumer! La sbora! Cazzo di nickname. Tu entrava in live. E ma se mi chiamo cazzo palle tortura la gente mi banna. No, qua ti chiami The Coomer su un server Nintendo. Dai. Cioè un gioco tipo il Pokémon in cui non posso chiamare il mio Pokémon follettina perché contenuti per adulti. Dio Madonna. Non lo so che cazzo di pornati di chiamare la follettina, non lo so. O forse c'è l'associazione a ciccioline e quindi non va bene. Ah, abbiamo ovviamente svuotato le palle. Nel senso che abbiamo preso i punti circolari e li abbiamo messi nella sfera. Guarda, che cosa è successo? Cosa? Oh, faccio una strage, via qua, Ho fatto una strage, Peppe, mi sta ammazzando, Peppe, aiuto, Peppe. Peppe, ammazza. Ah! Mi stavo curando! Continua così! Avevo fatto la strage, ci hanno incollato i punti! Li avevo ammazzati tutti! Terroni bastardi! Morite! Dio!
No, che non c'ho appunti. Vabbè, però vado ad aiutare lo stesso. No, io stavo a fare 10 punti. Vabbè, vaffanculo, vaffanculo, regni corno, vaffanculo. Oh. Grazie, Absol. Oh, guarda, io sto facendo le staraggi. Io sono una cazzo di macchina da guerra. Cioè io veramente ormai attacco più di un attaccante anche essendo il tank. Oh, però cioè abbiamo asfaltati, non ci hanno toccato. Cioè non ci hanno ancora distrutto le basi. Cazzo, pensavo stessi dietro di me, invece no. Come non detto, come non detto. 3 secondi? Così. La vicina? Oh. Oh. Senti l'odore un po' di culi vergini. Senti l'odore. Diamo la caccia dei culi dei cuffi. La caccia dei culi vergini. Sento odore di culi vergini. Dove sono? Pronti da essere spanati. Cioè guarda, 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 guarda che cazzo di macchina sono. Guardami, guardami come gli esplodo. Coomer, levati il sboratore, fucking Coomer. Torna a segarti sui porno di Gardevoir. Torna a segarti, bastardo. Qua dobbiamo vincere le partite. Qua bisogna vincere. Che vincere e vinceremo. Sì, ma mai stonato ma mi ha mandato a fanculo. Ma mai stoppato le combo? Ma è stoppato la combo? Stamai. Qualcosa mi ci stiamo leggermente fottuti. Intanto io resto in basso. Ok, l'abbiamo fermato. Che non, vabbè, al centro non fanno niente se sopra la base c'è ancora. Appunto. No, c'è Charizard. Arrivo. Qua. Quel bastardo è da fare punto. Pure sono 8 punti. Saranno i miei 8 punti. Coomer, Coomer, levati Coomer! Sì vabbè, però è un posto che voglio fare le gomba uno e l'altro mi viene da dietro. 5, 4, 3, cioè non può essere così. 2, 1, fine partita. Oh, oddio. Oddio, ho sbagliato, ho attaccato. Se stavo già a dormire. Vabbè, ci sto ancora.
Questa qui è la road to boh, non manca, cioè non, posso, non c'è un, in realtà tipo un ok, fatto questo stacco dalla live, qui è tipo là, boh, finché boh, finché sono ancora sveglio gioco. Ah, uno qua mi vuole diventare amico mio, bro, c'hai stile, sei vestito da puttana, ti voglio. E gente si veste tipo da che quella è tipo da versione femminile, alla fine è proprio da bottana. La maschile è proprio da gigolo, da classico 50 a bocca, 100 all'amore, ma quello strano. Ok. Posso avviare? Mm? Posso avviare? Sì, si avvia. Ah, le capsule che non le uso. Che vabbè, qua devo rimettere più che altro tipo su soldi per potermi prendere altri personaggi, quindi ovviamente sto giocando per questo. Poi tipo se ci stanno alcune in prova. A uno, sto above tu. Oddio, vabbè. Di connessione. Non so perché tipo mi sei un attimo andata via la connessione. Ah, ok. Non so perché ogni tanto fa così. Stupido wifi. Stupido wifi. Ok, vabbè, siamo... Sti cazzetti in quella poverane. Bro, vabbè, sei pur sempre più o meno una rana. Un po' più tarchiata, un po' più. Meno rana. Un po' più dinosauro, un po' più cicoria. Però sei più o meno, dai, una rana. Sì. Tipo Guard the War, che tipo se la guardi da lontano, forse con gli occhi un po'. Un po' socchiusi sembra un broccolo. Forse un finocchio. Vabbè, tipo il classico. Non so, tipo porri, porri, fino a che non so, tipo. Non conosco le forme degli ortaggi, scusa. Sembra tipo i cavolfiori, dai. Allora l'alza è un piccolo cavolfiore. Poi cresce una gentil donzella. Cioè, le magie della natura. Tartaruga merda, tartaruga del Napoli, la tartaruga del Napoli. Napoli merda, ma Napoli merda, sono fottuto. Cos'è Karahir? Come cazzo si chiama? Ok. Perché io sto dicendo. Sto per dire Calabria, dico ok, no, non è Calabria. Vabbè, dai, senti, dopo Coomer io me l'aspetto tutti quanti i nickname strani. Io non faccio un cazzo così. Cioè, ma fucking baby, che cazzo faccio? C'è il Lucario. Ma poi non ho mai visto, ma il Lucario parte da Riolu o è già direttamente Lucario? No, è già direttamente Lucario. Ah. Allora, vabbè, allora non ci devo avere tanta paura. Penso tipo, oddio, già si è evoluto, si evolve prima, oddio. No, no, non è anche. Allora, io qua mi sono evoluto non so come, perché non ho ammazzato nessuno. Ci ho preso le pizze e basta.
Allora, ok. Ah, ma hanno tipo scopato malissimo. Ah, beh, no, Coda di Paglia non viene perché Coda di Paglia è in live anche lui. Perché c'è la intro qua? Perché pare tipo Gnanners, cioè... C'è il cosiddetto là di Gnanners, non è un Coda di Paglia, perché lui è un fottuto tostapane. Lui sa fucking toaster, bro. Bra. Cioè, deve essere anche un tostapane. Avere i privilegi del tostapane. Il mio compito in questa partita qua è fare il kamikaze e buttarmi in mezzo alla gente. Mi aggrado il nulla, il drift del controller fa schifo, io mi sparo. Oh, l'ennicorno, una mossa recente. Finalmente basta, ramo steccate. Fatelo ammazzare Odino. Un'altra Odino, to, un'altra Odino! Il peggior nemico di Federic, gli Odino. Oh, che sono carini gli Audino, cioè non sono male. Stanno correndo dietro, mi stanno correndo dietro, aiuto, aiuto, aiuto. Manuto, Manuto, perché sei caduto in un imbuto? E adesso chiede aiuto. Ma non avevo capito che si metteva male il gioco, cioè. Cioè che ci stanno a pusha in 20. No, rapigiro, che palle rapigiro. Raggetta guscio, cos'era rapigiro quello? Avete cagato il cazzo, ma tipo fortissimo. No, ok, no, no, ok, è nostro, è nostro, perfetto. Perché sta facendo tutto il giro? Perché sei stupido? Oh, grazie al nostro Gardevoir. Oh, guarda qua i punti facili. Altri 20. Puliti, belli, mi piacciono. Potevo fare di più? Sì. Potevo prendere gli altri? Sì. Preferito non rischiare? Ovvio. In una situazione come questa. No, che no, qualcuno mi ha esploso i compagni di squadra, aiuto. No, no, c'ho the big squad, c'ho i The Boys tutti dietro. Continua così. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, qua, qua. Dovevo esplodere, dovevo farmi saltare in aria, dovevo fare il kaboom! E invece no. Niente, una gioia, una. Ok, se dopo questo stacco, visto che ormai non mi stanno più a seguire tipo nessuno.
Vabbè, che dopo 2 ore e mezza di live ho capito perché la gente più o meno ci avrà da fa. Vabbè, non è stata male, cioè tanta gente, brava gente. Perché dice un lavadar femminile? Così va a prescindere se conosce i caglioli. Può attirare questo tipo di gente, non lo so. Una pillola di una cosa buzzosina che viene di Bobo. Trasformata in Fap Material. Mi vado già a difendere. No, aspetta, no, vado al centro da The Middle. Devo guardare War. Ancora all'ultimo. Tengo questi lontani attacchi guard war. Bravo, bravo, bravo. Mua, mua, mua. Il culo ti do. Ti do pure il culo. Ti vado sopra, tu vai al centro. Bravo. Ci capiamo al volo, noi due. Siamo dei cazzo di telepati. Continua così. No, no, non ce la faccio a batterlo questo. Per pochi punti. Oh, pusha. Pusha che... un punto manca! Mi manca un punto, mi manca un punto, siamo fottuti. Mi riesco a fare una base per un punto, bro. Io ce ne ho 2 addosso. Io ce ne ho 3 addosso, tutti sopra. Se non devo 23 punti, qualcosa. Ok, non è una base, l'abbiamo fatta fuori. Il problema è mo. Nessuno sta a me sa un po' difende. Siete tutte e 2 fuori. Oh no, ok, no, no, difende, difende, vai, vai, vai. 5, no, era fatto 20 4. Punti.